Contemplando il cuore di Cristo possiamo lasciarci guidare da tre parole: ricordo, passione e conforto. Lo ha detto Papa Francesco nel corso della Santa Messa celebrata nella sede romana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione del 60° di inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ascoltiamo. Contemplando il cuore di Cristo, possiamo lasciarci guidare da tre parole: ricordo, passione e conforto. Ricordare significa ritornare al cuore, ritornare con il cuore. Nella fretta di oggi, tra mille corse e continui affanni, stiamo perdendo la capacità di commuoverci e di provare compassione, perché stiamo smarrendo questo ritorno al cuore, cioè il ricordo, la memoria, il ritorno al cuore. Senza memoria si perdono le radici e senza radici non si cresce. Ci fa bene alla sera passare in rassegna i volti che abbiamo incontrato, i sorrisi ricevuti, le parole buone. Sono ricordi di amore e aiutano la nostra memoria a ritrovare se stessa. Passione è la seconda parola. Il cuore di Cristo non è una pia devozione per sentire un po' di calore dentro. Non è un'immaginetta tenera che suscita affetto. No, non è quello, eh. È un cuore appassionato. Basta leggere il Vangelo. Un cuore ferito d'amore, squarciato per noi sulla croce. E qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Che cosa suggerisce questo? Che se vogliamo amare davvero Dio, dobbiamo appassionarci dell'uomo, di ogni uomo, soprattutto di quello che vive la condizione in cui il cuore di Gesù si è manifestato, cioè il dolore, l'abbandono, lo scarto. La terza parola è conforto. Essa indica una forza che non viene da noi, conforto, ma da chi sta con noi. Da lì viene la forza. Cioè Gesù, il Dio con noi, ci dà questa forza, il suo cuore dà coraggio nelle avversità. Gesù apre il cuore di chi si prende cura dei malati alla collaborazione e alla coesione. Al tuo cuore, Signore, affidiamo la vocazione alla cura. Facci sentire cara ogni persona che si avvicina a noi nel bisogno. Amen.